Sindrome di Weissenbacher-Zweymüller. Nanismo micromelico con miopia. Talvolta degenerazione vitrea tipo Wagner. Sindrome di Roubaix. Palatoschisi, glossoptosi, micrognatia. Enanismo conatale, che tende a regredire con statura definitiva moderatamente bassa. Intelligenza normale. La malattia si trasmette con eredità autosomica dominante. Sindrome di Weissenbacher-Zweymüller. Bambina di 2 anni, con nanismo micrognatico. Marcata ipoplasia della mandibola e retroposizione mentoniera, associata a ritardo staturale, con micromelia prevalentemente rizomelica ed estremità indenni. Sindrome di Weissenbacher-Zweymüller. Neonato. Ipertelorismo. Depressione della radice nasale. Micrognatia. Torace stretto. Struttura coronale a livello di L2 e L3. Micromelia rizomelica con metafisi larghe e bulbose. Assenza dei nuclei di ossificazione del ginocchio. Tibia vara. Stesso caso all'età di 2 anni. Miglioramento della micrognatia e della micromelia. Epifisi del ginocchio piccole ma normalmente conformate. Metafisi ancora larghe. Persistenza del varismo tibiale.